Buongiorno a tutti, torno su questi schermi dopo un po' che sono stato assente, ma con una super novità che può stravolgere la van life. Cominciamo bene. In questi ultimi mesi ho avuto l'esigenza di avere all'interno del nostro furgone Volkswagen l'acqua calda. Sappiamo benissimo che il furgone non è dotato di dispositivi per il riscaldamento dell'acqua e quindi abbiamo cominciato a cercare in rete, su internet, guardare dietro c'è qualcosa? Guardare video su YouTube, eccetera, su come poter avere l'acqua calda. Tra le varie soluzioni che appaiono sempre di più ultimamente, c'è quella di utilizzare lo scambiatore. Praticamente il motore, finché è acceso, riscalda l'acqua. Attraverso questo scambiatore si porta un tubo che fa arrivare l'acqua calda nel rubinetto del furgone. Pro e contro, pro è una cosa abbastanza economica, 80-90 euro. Contro, secondo me, ci sono parecchie cose, tra cui il fatto che c'è un bel lavoro da fare per riuscire a portare i tubi. E poi effettivamente l'acqua calda si ha solamente nel momento in cui il furgone è caldo. Se si passa una notte fuori con 0 gradi, con 1 grado, 2 gradi o comunque che c'è freddo, alla mattina l'acqua è fredda. E quindi cosa bisogna fare? Accendere il furgone, aspettare che si scaldi l'acqua a motore per avere l'acqua calda. Non mi sembrava una cosa molto funzionale. Oppure utilizzare il termotop C, che è di serie sul furgone, quindi col telecomandino che abbiamo di serie si accende il termotop C che fa passare l'acqua all'interno del scambiatore, che lo scambiatore fa passare l'acqua all'interno dei tubi che poi arrivano sul rubinetto. Un casino pazzesco, un lavorone grande. Quindi abbiamo cercato un'altra alternativa che poteva essere un mini boiler nautico da 5 litri da posizionare giusto nell'armadietto che abbiamo nel baule, ci sta giusto. E anche lì era una cosa abbastanza semplice, però comunque costosa. Poi abbiamo ragionato sul fatto che poi alla fine l'acqua calda ci serve per un periodo molto limitato durante l'anno, ed in più poi se dobbiamo fare una doccia è d'inverno, ci appoggiamo a strutture, la doccia calda ce la facciamo. Era più la necessità la mattina di lavarsi il viso, lavare due pentole con l'acqua, diciamo, a temperatura gradevole. Anche questa l'abbiamo scartata. Terza soluzione, sempre grazie agli amici tedeschi, ho visto che esiste una sacca dove da 20 litri circa, dove si collega all'uscita della bocchetta del vebasto, poi praticamente ha un piccolo motorino, una pompa che va con una power bank e fa uscire acqua calda, insomma. Una cosa che oltre a costare 250-300 euro circa era scomoda, già gli spazi sono stretti, è un casino qua dentro. Quindi Paolo per voi ha la soluzione a questo problema. Io sono Paolo, insieme a Giorgia, Blanca, Joy e Chico, che non è qui con noi. Vi portiamo assieme alla scoperta dei nostri viaggi, ma oggi a una scoperta ancora più importante. Abbiamo scoperto l'acqua calda. In cosa consiste la mia idea? Allora, anche qui, sempre grazie agli amici tedeschi, grazie. Siamo andati alla ricerca di un riscaldatore per il nostro serbatoio d'acqua che ha dimensioni abbastanza compatte rispetto a un camper. Non vorrei dire cavolate, non so quanti litri ci siano precisi, però ho comprato un contalitri, quindi la prossima volta che farò il pieno d'acqua vi farò sapere quanti litri sono. E ho comprato questo, vediamo Joy, eccolo qua. Vi faccio vedere. Può somigliare a un riscaldatore tipo quelli da acquario, ma non è così perché nasce esclusivamente, no, esclusivamente, nasce per i furgoni. Questa è una sonda che in questo caso funziona in 220 e dice di riscaldare l'acqua intorno ai 39 gradi circa, quindi per noi va più che bene anche se sono 25 gradi, se sono 30 gradi per lavarci il viso, lavarci i denti alla mattina,
o lavare le pentole alla sera va più che bene. Cosa andrò a fare? Andrò ad inserire questa sonda dentro il serbatoio delle acque, lei dovrà appoggiare a terra e farò uscire momentaneamente questo cavo con la presa Schuco. Prima di fare mille lavorazioni, passare fili, acquistare un inverter che nel caso il sistema funzioni lo acquisterò, questo riscaldatore che va in 220 e consuma 75 watt, lo farò inizialmente funzionare la nostra prima uscita che sarà a breve con la nostra power bank, la nostra Bluetti. Bluetti da 300 watt, la più piccolina che c'è in commercio, ma con 75 watt di consumo corrente che ha questo tubettino riscaldatore, dovrebbe funzionare. Quindi, bando alle ciance, cominciano i lavori. Ciao! Il nostro serbatoio è esattamente qua sotto. L'idea è di togliere tutto da dentro e far uscire il cavetto momentaneamente sulla parte laterale del baule dove posso arrivare con la nostra power bank. Il cavetto è di 1 metro, spero ci arrivi. Come dicevo, il lavoro che vado a fare è un lavoro momentaneo, solo per vedere se funziona. Poi l'idea è quella di montare un inverter dietro al baule di 600 watt, accenderlo in viaggio così mi riscaldo l'acqua e che cacchio la luce qua dietro. Piu, piu. Così vediamo se funziona. La situazione che si presenta all'interno è questa. Sotto quel tappo lì c'è il nostro serbatoio dove faremo passare i fili e bah, secondo me dovrei riuscire a farlo arrivare qui fuori per mettere la power bank. Allora, la situazione è questa. Ho tolto il galleggiante. Questa è la nostra vasca, là c'è la pompa di immersione e noi dobbiamo in qualche maniera mettere lì giù la sonda e trovare la maniera di far uscire il filo. Eccola laggiù. Adesso devo trovare la maniera di far uscire il filo dal bocchettone dell'acqua senza far uscire l'acqua. Adesso facciamo passare il filo nel buco che abbiamo appena fatto. Super preciso. E adesso una bella passata di silicone dentro e fuori. Attuale questa, abbiamo collegato il tubo della prolunga, fatte le varie giunture perché mi serviva il filo più lungo per mettere eventualmente un inverter nel baule, la sigillatura, questo è il tappo del serbatoio dell'acqua, quindi la sigillatura fatta in maniera tale che eventualmente delle micro perdite di acqua da sotto possano venire sopra, fatta.
Ed ecco qua la nostra sonda, che adesso facciamo la prova del 9 perché andiamo ad inserirla ovviamente in un contenitore molto piccolo d'acqua a 9 gradi e la colleghiamo al nostro bluetti e vediamo poi alla fine in quanto, se funziona innanzitutto e in quanto tempo riscalda questa piccola quantità d'acqua. E 28 acceso, bluetti acceso, temperatura 9 gradi, tac, 8 e 28, non so se si è visto, vediamo tra 30 minuti come sarà l'acqua. 9:37, è passata più o meno la prima ora, anzi senza più o meno, e la temperatura è di wow, 20 gradi. Il nostro bluetti è ancora in carica, vediamo se si vede, eccolo lì. Diciamo che ha consumato una tacchetta sola, vero Joy? Una tacchetta sola, ma non era al 100%, quindi adesso lo lasciamo un'altra ora, anche perché come da diciamo libretto dice che in 3 ore porta a 37-40 gradi, quindi adesso la prima ora è passata e ci aggiorniamo alla seconda ora. Ho deciso tra l'altro di puntare il nostro termometro a 35 gradi, spero si veda, per capire anche in quanto tempo 5 litri d'acqua me lo porta a 35 gradi. Poi andrò a montare tutto nel van e vedremo anche poi effettivamente nel van quanto tempo ci vorrà per riscaldare, oppure o meglio in un'ora come porta l'acqua, in 2 ore, in 3 ore. Andiamo avanti con gli esperimenti. Siamo alla seconda ora e la situazione è questa. Adesso aspettiamo l'ultima ora e vediamo nelle 3 ore che dicono loro se riusciamo a raggiungere almeno i 35 gradi. Giusto? Inserito tutto, poi facciamo la prova anche della tenuta dell'acqua. Non riesco a fare un tac, eccolo lì. Poi andrò a fare un foro in questo tappo in maniera tale da far passare il filo, eccolo lì, e portarlo dietro dove andrò a mettere l'inverter. Faccio passare sotto dove poi andrò a mettere l'inverter. Pieno fatto, facciamo un controllino.
E mi sembra che sia tutto ok. Controllo generale che male non fa, anche perché lì sotto c'è la batteria, ma qua mi sembra tutto ok. Perfetto. Purtroppo il Bluetti in questo momento è in carica, quindi non riesco a fare la prova con il Bluetti. La faremo, però accendo la corrente, faccio partire 1, 2 e 3 ore per vedere poi la differenza di temperatura dell'acqua in 1, 2 e in 3 ore. Giusto perché poi mi si dirà: ma che temperatura era l'acqua prima di accendere il riscaldatore? Eccola qua. Carichiamo un bel litro di acqua appena fatto il pieno. Questa è la temperatura che mediamente prima di questo esperimento ci lavavamo il viso, diciamo, la mattina, quindi un bel 7 gradi, direi freschina. Eccola qua, primo litro d'acqua e ci dice 7 gradi. L'idea è di fare lo stesso esperimento tra un'ora, tra 2 ore e 3 ore, che è il massimo, diciamo, che loro mi dicono come tempo prestabilito per raggiungere la temperatura ideale. La spesa che ho avuto per fare questo lavoro è di 149 euro, che è quella sonda lì che avete visto. Tra l'altro il giorno dopo che io l'ho comprata era in offerta a 122 euro, comunque diciamo un 150 euro più 3 euro di cavo elettrico. Mi sono preso 2 metri di cavo per portarlo dietro, come vi ho fatto vedere, circa 70 euro di inverter, però è una cosa molto molto semplice che può fare chiunque. Sicuramente per l'installazione dell'inverter, sebbene sia dotato di fusibili di sicurezza, mi farò dare una mano da un qualcuno che si intende dalla parte elettrica, perché insomma è sempre abbastanza pericoloso. Comunque in questo momento, per fare la prova, come vi dicevo, visto che ho il Bluetti scarico, l'ho attaccato alla corrente di casa e quindi vediamo come va tra un'ora. Ci vediamo tra un pochino. È trascorsa la prima ora e si fa il secondo carico. Questa è la temperatura, mi sembra ancora bella freddina. Sì. Nella prova fatta in casa prima, di anche la tua, Joy, la tua. Nella prova fatta in casa prima, dopo 2 ore si cominciava a raggiungere una temperatura decente e quindi ci vediamo alla seconda ora. Trascorse le 2 ore, ma qui di volerne sapere di aumentare la temperatura, ma mi sembra proprio. Aspettiamo anche la terza e poi vediamo il risultato. Al tatto è effettivamente ancora molto fredda. Sono passate 3 ore. Vorrei poter dire avemus acqua calda, ma la realtà è che siamo a 11 gradi, quindi è leggermente più caldina di prima, ma ancora molto fredda. La lascerò qui giusto ancora un po' per vedere la quarta ora, ma ormai sono abbastanza rassegnato. Già. Atto finale e conclusione
dopo una decina di ore, 12 che il riscaldatore è acceso. Diciamo che l'acqua non è più gelida come prima, ma sicuramente non è calda. Tiepidina, diciamo, tutto sommato. E la conclusione è questa, sostanzialmente che il riscaldatore in quantità d'acqua piccole come 5 litri fa veramente presto. In quantità d'acqua più grandi, tipo quelle che abbiamo qua noi, si tratterà di una cinquantina di litri d'acqua, ci vuole molto di più. Lo terremo? Non lo terremo? Sicuramente voglio fare altri esperimenti, tipo quello di magari quando preparo il camper per la partenza, accendere già anche l'acqua calda, quindi andrò a installare un inverter che mi funzioni sia quando mi collego con la corrente sia quando sono in libera, per poterlo lasciare. Joy, cosa fai? Per poterlo lasciare acceso tutto il viaggio, quindi 24, 40 ore, 50 ore, 60 ore, quello che sarà, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, d'inverno ovviamente. Quindi si conclude così l'esperimento, diciamo bene ma non benissimo, Joy mi sta facendo il disastro. Lo rifarei, non lo so, c'è, lo uso, farò altri esperimenti, sicuramente. Vieni qua, Joy. Sicuramente. Un boiler fa prima, risolve il problema dell'acqua calda sicuramente in tempi minori. Non volevo quello, non volevo portare via spazio per i viaggi che facciamo d'inverno. Quindi, riassumendo, farò nuove prove, nuovi esperimenti con questo riscaldatore per tempi più lunghi, lasciandolo acceso anche per oltre 24 ore. All'interno ha un termostato che a 40 gradi si ferma, vedo dura che ci arrivi. Però dai, tutto sommato l'acqua tiepida al momento c'è arrivata. Abbastanza contento e si conclude qui l'esperimento. Ciao! Siamo all'ultimo video alle 24 ore dopo e vediamo il risultato. Accendiamo la corrente. E dopo 24 ore ho quasi timore a mettere il dito sotto. Io fumo perché ci sono 2 gradi. Sicuramente non è gelida, ma non è neanche calda. Ciao!